Il Jordan Bike Trail è un percorso ciclabile a superficie mista di 730 km che attraversa l'intera lunghezza del bellissimo regno hascemita di Giordania. Partendo da nord a Umm Qais e terminando nel porto meridionale di Aqaba, attraversa un'impressionante varietà di meraviglie storiche e naturali. Il sentiero inizia con dolci colline, uliveti e fattorie nel nord. Continua attraverso gli spettacolari canyon della regione del Mar Morto. Si snoda attraverso gli straordinari paesaggi di Dana, Petra e Wadi Rum, prima di tuffarsi finalmente nel Mar Rosso. Tappa numero 4. Lasciati alle spalle le foreste del nord e dirigiti verso terreni più aridi, pedalando lungo il bordo della Valle del Giordano. Ma attenzione, anche se hai lasciato le foreste, c'è ancora molto da fare in salita, mentre attraversi diversi wadi che corrono da est a ovest nella sottostante Valle del Giordano. Le ampie vedute valgono comunque lo sforzo. Numero 6. Preparatevi per la giornata più dura dell'intero percorso. Dopo una meravigliosa discesa fino al fondo del Wadi Mujib, spesso chiamato il Grand Canyon della Giordania, bisogna superare un dislivello di oltre 1000 metri prima di raggiungere il bordo opposto del canyon. Procedi lentamente e prova a goderti il panorama mentre arranchi verso la cima. Numero 9. Fai una breve salita da Shobak prima di raggiungere una strada sterrata che corre lungo il bordo superiore della Valle Araba, con alcune delle viste più spettacolari dell'intero percorso. Alla fine, sali sulla King's Highway e, dopo un'altra breve salita, si raggiunge il punto più alto del sentiero, poco sotto i 1700 metri. Da qui, il percorso è prevalentemente in discesa verso Little Petra e Petra, con
viste meravigliose dei siti man mano che ti avvicini. La giornata è breve, quindi avrai un po' di tempo per esplorare Petra nel pomeriggio. Meglio, però, dedicare un'intera giornata alla visita di Petra, una delle 7 meraviglie del mondo. Rome Village e inizia un impegnativo faticoso attraverso le piste sabbiose delle jeep. Oppure, se hai soggiornato in una tenda beduina fuori dal villaggio di Rome, chiedi ai padroni di casa di riportarti sulla pista. A circa 10 km a sud del villaggio, i binari svoltano a ovest. Anche se il percorso è ancora sabbioso e potrebbe richiedere la spinta della bicicletta, la superficie diventa leggermente più dura. Una volta raggiunto Titen, un villaggio che un tempo apparteneva all'Arabia Saudita, hai più o meno completato il tuo viaggio. Da qui è tutto in discesa verso Aqaba. Puoi costeggiare gran parte del percorso fino al Mar Rosso.